tutti noi temiamo l'ignoto, ciò che non riusciamo a spiegare. È così, è la psicologia umana, abbiamo paura delle cose che non capiamo e abbiamo bisogno di razionalizzare tutto. Mi chiamo Nicolas e sono uno studente di 20 anni alla Facoltà di Ingegneria di Toronto. Avendo una mente molto scientifica, sono sempre stato scettico nei confronti dei cosiddetti fenomeni paranormali. Ho sempre creduto che ci fosse una ragione per tutto. Tutto ha una spiegazione, sempre. È solo questione di scoprirla. Ma se sto scrivendo questo, in questo momento, è perché, per la prima volta, ho vissuto qualcosa che non posso spiegare. Qualcosa che penso che nessuno possa spiegare. Qualcosa che non potrebbe assolutamente avere alcun senso. E ora ho paura. Tutto è iniziato quando avevo 6 anni, ovvero 14 anni fa. Ricordo quel giorno molto bene. Vivevo in una fattoria a sud di Toronto e avevo un fratello maggiore, Joshua, 2 anni più di me. Era sera e stavamo giocando a nascondino. Pensai che sarebbe stata una buona idea salire in soffitta perché Joshua aveva sempre paura di salire lassù e quindi sapevo che non mi avrebbe mai trovato. Joshua ha sempre creduto nell'ignoto, a differenza mia. I racconti di fantasmi e demoni lo hanno sempre terrorizzato. E così sono salito in soffitta e mi sono nascosto dietro un vecchio armadietto polveroso pieno di porcellane. Era quasi impossibile trattenere le risate mentre me ne stavo nascosto. Ridevo della mia superiorità su Joshua. L'ho superato in astuzia. Tuttavia, a un certo punto, ho sentito aprire il portello della soffitta e ho smesso di ridere tra me. Rimasi colpito, non me lo sarei mai aspettato da mio fratello. Ho sentito dei passi leggeri sul pavimento scricchiolante della soffitta. Si stavano avvicinando al mio nascondiglio. Poi ho visto 2 piccoli piedi nudi fermarsi proprio accanto all'armadio. Joshua si inginocchiò e, piegando la testa, quasi toccando il pavimento, scrutò sotto l'armadio. Il mio cuore si bloccò. Non era mio fratello. Era un altro bambino, o meglio, non un altro bambino, non un bambino qualsiasi, ero io. Fisicamente, infatti, era identico a me, ma c'era qualcosa che non andava nella sua faccia. Non saprei spiegarmelo, semplicemente non mostrava alcuna espressione. Ero talmente sotto shock che ricordo che non riuscii nemmeno ad urlare. Il fiato mi si bloccò nel petto. Joshua? Ho chiesto con leggerezza, sapendo già che la domanda era stupida. Il bambino non ha risposto. Ha continuato a fissarmi. E dopo quella che sembrava un'eternità, quel mio doppio si è rialzato e si è allontanato. La mia voce ha poi ripreso a funzionare e ho iniziato ad urlare e piangere fino a quando, pochi secondi dopo, il portello si è aperto di nuovo e questa volta però era mio padre venuto a salvarmi. Ricordo che mio padre mi portò fuori dalla soffitta e tornai al piano di sotto. Cercai di spiegare ai miei genitori cosa vidi lassù, ma loro attribuirono il tutto alla suggestione del posto in cui ero andato a cacciarmi.
Pensavano in sostanza che avessi fatto il passo più lungo della gamba andandomi ad infilare in quella soffitta, per poi però restarne intrappolato e spaventato. E anche se i miei genitori non mi hanno mai creduto, però Joshua lo fece. Lui non mi ha mai preso in giro per quell'incidente e sembrò assolutamente terrorizzato quando gli raccontai ciò che avevo visto lassù. Ho avuto la mia seconda esperienza con il mio doppio, lo chiamo così, quando avevo 9 anni. A quel tempo stavo finalmente cominciando a dimenticare la mia brutta avventura in soffitta, quando un pomeriggio, mentre stavo giocando in giardino con il mio cane, Jamie, l'ho visto di nuovo. Ricordo bene lo scenario. Era una luminosa e soleggiata giornata estiva. Stavo lanciando un bastone nel cortile sul retro e Jamie me lo riportava ogni volta. C'erano campi di grano dietro il mio cortile che si estendevano per miglia e miglia. Gli steli sembravano così alti a quell'età mentre ondeggiavano dolcemente nel vento. A un certo punto, dopo aver lanciato l'ennesimo bastone, Jamie iniziò a correre indietro verso di me, con quel legno in bocca. Ma si fermò e iniziò a fissare il campo dietro di me, per poi iniziare ad abbaiare in modo incontrollabile. Mi girai. E lui era là, in piedi, ai margini del campo. Mi faceva cenno di accompagnarlo. Era invecchiato proprio come me, ora somigliava a un me di 9 anni. Il suo volto conservava lo stesso aspetto, spento. Jamie continuò ad abbaiare a quella figura mentre io non mi mossi e rimasi accanto al mio cane fissando quella mia copia. Dopo un po' smise di farmi cenno di seguirlo e corse via, perdendosi nel campo di grano. Il peggio accadde il giorno successivo. Ero nella mia stanza quando sentii mia madre urlare a squarciagola. Io e la mia famiglia uscimmo di casa per vedere cosa fosse successo. Mia madre aveva portato fuori Jamie mentre faceva giardinaggio. Poi lo perse di vista e quando andò a cercarlo lo trovò nel campo di grano. Non era vivo e vi risparmio i dettagli, non era un bello spettacolo. I miei genitori diedero la colpa ai coyote, ma per me era chiaro che non si trattava di un coyote, ma poi tra l'altro non c'erano nemmeno i segni dei morsi su Jamie. Questo era il lavoro di qualcosa di completamente diverso, qualcosa di molto sadico. Sapevo esattamente cosa aveva ucciso Jamie. Era stato il doppelganger. Jamie lo aveva fatto arrabbiare abbaiandogli contro e lui si era vendicato. Provai a raccontarlo ai miei genitori, ma di tutta risposta si infuriarono con me, accusandomi di sfruttare la morte del mio amico a 4 zampe per cercare attenzioni. Rividi il mio doppelganger 3 volte nella mia vita, ma non ho mai avuto esperienze così intense come quella volta. Solo fugaci avvistamenti con la coda dell'occhio, nient'altro. A volte lo vedevo da lontano, altre volte mi svegliavo nel cuore della notte e lui era lì in piedi in un angolo. A volte lo vedevo mentre ero a scuola, attraverso i vetri dell'aula. Ovviamente ero spaventato ogni volta che lo vedevo, certo, ma col tempo ho imparato rapidamente che se non ci avessi prestato attenzione sarebbe andato via. E così facevo. C'è stata una notte però che mi ha spaventato a morte. Avevo 12 anni. Mi svegliai verso le 4 del mattino, con la gola secca come il deserto del Sahara. Odiavo alzarmi la notte, ma avevo bisogno di bere qualcosa. Joshua e io dormivamo nella stessa stanza
e ogni volta che avevo bisogno di alzarmi la notte, lo svegliavo e gli chiedevo di venire con me. E così fu esattamente quello che feci anche quella notte. Mi alzai, scossi leggermente Joshua e lui girò la testa per guardarmi. «Puoi venire con me di sotto? Voglio prendere un sorso d'acqua», chiesi. Lui non disse niente, si mise a sedere e si alzò dal letto seguendomi al piano di sotto. Si fermò vicino alla porta della cucina e mi guardò mentre riempivo un bicchiere d'acqua e bevevo tutto d'un fiato. Appoggiai il bicchiere sul bancone e poi tornai in camera da letto, seguito sempre da Joshua. Lui tornò a letto e io nel mio. E mi ero quasi riaddormentato quando realizzai che qualcosa non andava. Nel dormiveglia mi ero completamente dimenticato che Joshua e nostro padre erano partiti per un viaggio e non sarebbero tornati fino alla prossima settimana. Girai lentamente la testa verso il letto di Joshua e il mio doppio era lì, seduto, di fronte a me. Non si mosse, rimase seduto lì tutta la notte a fissarmi. A 18 anni mi sono trasferito nella grande città di Toronto per studiare ingegneria e speravo che il doppelganger sarebbe rimasto alla fattoria, ma mi sbagliai. In realtà i primi 2 anni sono stati belli, non ho mai visto quel doppione. Ci pensavo ancora di tanto in tanto, ma stava lentamente diventando un ricordo del passato, un evento inspiegabile della mia infanzia, ormai passato da tempo. Tuttavia, ieri l'ho visto di nuovo. Ed è il motivo per cui sto scrivendo queste righe. Ieri sono tornato nel mio appartamento a tarda notte. E quando ho chiuso a chiave la porta e mi sono girato, ho visto un uomo in piedi sul mio balcone. All'inizio ho pensato che fosse un intruso, finché non si è voltato. Era un uomo che assomigliava esattamente a me. Tanto che all'inizio ho pensato che fosse il mio stesso riflesso sulla porta scorrevole in vetro, ma dentro di me, purtroppo, sapevo che non era così. Il viso dell'uomo aveva uno sguardo morto negli occhi, la sua pelle pallida, il suo viso privo di emozioni. Un terrore travolgente mi assalì quando mi resi conto che era il doppelganger. Era tornato. A un certo punto ha iniziato a farmi cenno di venire sul balcone insieme a lui. Questa volta, invece di restare lì sotto shock come avevo sempre fatto, ho trovato il coraggio e mi sono arrabbiato. Ho stretto i pugni e mi sono precipitato verso la porta scorrevole a vetri. L'ho aperta a tutta forza e mi sono trovato faccia a faccia con quell'essere. Non eravamo mai stati così vicini. «Smettila di seguirmi, cazzo!» ho detto. Penso di aver commesso un grave errore. Il doppelganger ha cambiato espressione. Il suo volto si è fatto accigliato in una smorfia grottesca. Poi si è girato ed è saltato giù dal balcone. Ho guardato in basso aspettandomi di vedere una figura che cadeva dal 7° piano, ma ovviamente non c'era niente. Ho avuto un attacco di panico, ho chiuso la porta scorrevole, sono crollato sul pavimento, mi sembrava di annegare e l'intera stanza girava intorno a me. Dopo quelle che sono sembrate ore, ma che in realtà erano solo 10 minuti, ho ripreso il controllo di me stesso. Dopo essermi ripreso, sono andato a letto, cercando di pensare a cosa fare finché alla fine la stanchezza non mi ha sconfitto e sono crollato in un sonno profondo. Sono stato svegliato però dal mio telefono, che ha iniziato a squillare
sul mio comodino, vicino al mio letto. Ho controllato l'ora, erano le 4 del mattino. Ho risposto, ancora mezzo addormentato. Dall'altra parte del telefono, mia madre, in preda al panico. Le ci volle un po' per riprendersi, poi mi ha detto: Nick, sto seguendo un'ambulanza per l'ospedale. In questo momento si tratta di tuo padre. Che cosa è successo? Chiesi, completamente sveglio. Dio, non lo so, è orribile. L'ho trovato in garage a tarda notte. È stato così brutale. Nick, vieni in ospedale, ti prego. Naturalmente, ho detto. La mia voce tremava. Poi ho riattaccato. Ho acceso la lampada e ho iniziato a vestirmi finché non ho sentito bussare alla porta della mia camera da letto. Mi sono congelato. «Ehi, Nick!» disse una voce dall'altra parte. Una voce che sembrava quella di mio padre. «Puoi farmi entrare? Fa un po' freddo qui fuori!» Non sono andato all'ospedale quella notte. Invece sono rimasto nella mia stanza come un codardo, terrorizzato all'idea di aprire la porta. Ed ora sono distrutto, non so più cosa fare. Quello non era mio padre, dall'altra parte della porta. So che era il doppelganger che fingeva di essere lui. Era il modo di punirmi per avergli urlato contro. Ho ricevuto una chiamata stamattina da mia madre, ma non ho risposto. Quando ho avuto abbastanza coraggio per ascoltare il messaggio in segreteria, ho sentito la sua voce, smorzata. Mio padre era morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Poi mi ha maledetto per non essermi fatto vivo. Mi ha detto che non sarei più stato il benvenuto a casa e che ero una delusione per l'intera famiglia. Famiglia che non so se sarò mai in grado di affrontare ancora. Questo doppelganger ha rovinato la mia vita e la parte peggiore è che non so ancora cosa vuole. Non mi tocca mai, ma danneggia costantemente coloro che mi circondano e ogni volta che si incazza sembra vendicarsi in qualche modo. Ieri sera è stata la prima volta che ha parlato e non ho la minima idea di cosa volesse dire con «fa freddo qui fuori». Io non so più cosa fare, non riesco a pensare in modo chiaro. Ho solo paura e non posso scappare. Ho la sensazione di non poter scappare. Guardo il balcone del mio appartamento e sto iniziando a pensare di prendere misure drastiche, ma spero davvero di non dover arrivare a questo.